Anche quest'anno si è svolta la competizione scolastica Verbiamo Cup. Lunedì 17 aprile in sala borsa 250 studenti di diverse scuole primarie e secondarie di primo grado del Bolognese hanno partecipato a questa gara didattica per imparare l'uso dei verbi divertendosi. L'iniziativa è stata organizzata dalle scuole Malpighi e dal centro di apprendimento Casanova Tassinari, mentre il metodo didattico è stato ideato dalla docente di italiano Matilde Lanzi, a cui ha collaborato l'illustratrice Daniela Sant'Andrea. Il primo gioco è stato il gioco del congiuntivo, era solo sul congiuntivo, l'avevo fatto io stampato e plastificato. Poi ho allargato all'indicativo, quindi a tutti gli altri modi, e mi sono resa conto in quell'anno che funzionava. I ragazzini effettivamente imparavano e non solo volevano giocare quando l'ora finiva, quando l'ora di studio finiva, e continuavano a giocare durante l'intervallo. Poter costruire un percorso d'apprendimento con i ragazzi per me è meraviglioso. La cosa che mi piace di più è anche rimodulare, cambiare continuamente guardando i ragazzi e la lezione, la didattica. Chiaro, gli obiettivi li ho chiari, però poi i ragazzi cambiano e mai come in questi anni. E penso che metodologie didattiche che tengano conto di tutte le intelligenze dei ragazzi, non solo di quella verbale, anche di quella cinestetica, di quella visuale, di quella sociale, siano fondamentali, perché la sola parola vola troppo. Ho illustrato queste carte cercando di fare delle associazioni di colore e di figura per aiutare i bambini a imparare i modi verbali. Quindi abbiamo scelto per indicativo il colore verde, che è il colore della natura, e l'animale domestico più semplice, che rappresenta la concretezza, che è la gallina. E, per il congiuntivo, che è il tempo della possibilità, del sogno, il colore è l'azzurro, il colore del sogno, e l'animale è l'unicorno, l'animale della fantasia per eccellenza. Per il condizionale, il camaleonte che cambia colore a seconda delle condizioni in cui si trova, e il viola è il colore della magia. Per l'imperativo c'è il leone, il re degli animali, colui che decide, il rosso è il colore dell'obbligo, diciamo così, e ultima carta sono i verbi, sono i modi indefiniti, dove appunto il grigio è, diciamo, il colore indefinito, e la medusa, l'animale che è semitrasparente, quindi nell'acqua si confonde, è l'animale che indica l'indefinito. E ci siamo interessati perché ci è sembrato un ottimo progetto. 2 anni fa, in piena crisi pandemica, quando non si sapeva neanche come sarebbe stato il futuro, l'idea di fare qualcosa, di ritrovarsi tutti insieme, di fare qualcosa che sposasse la cultura, la città, le scuole, il Malpighi, che è stata anche la mia scuola. Questo è stato il motivo di questo progetto, che oggi porta un bellissimo risultato in questo posto meraviglioso, tutti questi ragazzi insieme a divertirsi in modo un po' meno moderno, no? Con ancora le carte, lo stare insieme, una cosa bellissima secondo noi. I giochi che in realtà sono utili sia per i piccoli che per i grandi, per continuare a mantenere un esercizio sulla comunicazione, che è fondamentale. Al termine della gara si sono tenute le premiazioni sia per gli studenti della scuola primaria che della secondaria di primo grado.